Io sono Victor Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di L'intro un po' in soft spoken e un po' in whispering perché è un mukbang. Oggi mangerò questi fantastici noodles che è da una vita che non mangio i noodles con le verdure grigliate aggiunte da me perché sarebbero dei noodles istantanei alle verdure comprate da Aldi con forse queste sarebbero da fare in brodo, non mi ricordo. Comunque li ho fatti con il procedimento con la quale facevo quelli della Buitoni Yakisoba che mi è rimasto come procedimento migliore per fare i noodles asciutti e poi ci ho aggiunto queste verdurine grigliate e abbiamo patate, melanzane, zucchine e peperoni gialli e rossi, c'è uno che è un misto tra rosso e arancione, ma dettagli. Buonissime, questa accoppiata mi piace tantissimo. Questi noodles sono quelli con le verdure e hanno anche un po' di olietto e volendo c'è anche un po' di peperoncino, però io non l'ho messo. Sì, mangio con la forchetta e non con le bacchette perché non le trovavo. Non so più dove le ho messe. Devo ammettere che non sono verdure fresche, ma sono le verdure surgelate, quelle grigliate del Lidl. Ma ovviamente quando ci sarà più caldo e ci avrò il mio orticello, avrò le mie verdure fresche. E allora sarà un piacere fare dei noodles come Dio comanda, insomma, come Ecate comanda. Benissimo, proprio neanche noodles istantanei, prenderò quelli di grano normali e farò io con la salsa di soia e le verdure fresche saltate in padella, insomma. Sono buoni però anche così. Un'alternativa più veloce. Sono un po' scomoda. Vedrei mangiare in un modo un po' strano, per quello. Ma ho paura di colpire il microfono. Molto molto saporiti, adoro. Se mi segui su Instagram, sai già che questa è la maglietta col taschino peloso, mi fa troppo ridere.
più morbido per una volta. Si è un po' rovinato con i lavaggi, purtroppo. Era un pelo più morbido. La domenica è l'unico giorno in cui riesco a pranzare. Così ho mangiato un po' di verdure che non riesco mai a mangiarle, quasi mai. E i noodles che adoro, sono tipo una gratifica perché mi piacciono tanto, era da tanto che non li mangiavo e quindi ho unito le due cose con questo piatto. Ma voi le patate le considerate verdura? C'è poco da fare. Sono più abile a usare le bacchette mangiando i noodles che la forchetta, così è la vita. Mi sto mangiando tutte le verdure e poi tengo per ultimo. Comunque ho già deciso come spenderò i miei soldi dello stipendio. I primi due sono già andati per comprarmi l'auto. Il terzo stipendio se ne volerà via per l'attrezzatura per fare i video. No, perché il computer nuovo mi serve. Poi cosa fai? Non compri una nuova videocamera? Cosa pensi, creatura? Giusto. Tutto quello sforzo per alzarmi presto la mattina. Viaggiare col traffico e rischiare ogni volta la vita perché mi tagliano tutti la strada e guidano malissimo. Cioè, io mi merito veramente una videocamera nuova, un computer. Gli altri stipendi li metto via, però devo togliermi certe soddisfazioni. Cosa ne pensi, creatura? Non avevo neanche un po' fame, mi sono accorta adesso che sono 9 minuti che faccio il video e ho già quasi finito tutto.
No, sono già finiti, adesso vado a farmi un'altra confezione. No, scherzo, se no esplodo. Questi qui di Aldi o di Lidl, che sono molto simili, anche se sono marche diverse, e così vengono tipo 1 euro, anzi 99 centesimi, 4 confezioni. Questi qui alle verdure sono buonissimi. Ma non riesco a raccoglierli, sono state bacchette. Uffì. Farò così con le mani. Meglio, adesso riesco a... Allora, ho fatto due piste ieri sera. Ho fatto questa che è tonno e olive. Cioè, è venuta da Dio. Bella cotta sotto bene. E poi ho fatto la prosciutto e funghi tonda. Aspetta che non c'è. Scusa. Guarda che bella. Ho fatto tre fettine. Perché non ci ho detto dal forno nuovo che fa fino a 300 gradi. Quindi fa le piste le cucina in un quarto d'ora e vengono buonissime. E stamattina ho beccato mio papà con il tè, che ovviamente l'ha mangiato anche lui la pizza. Aveva il tè caldo in mano e una fetta di pizza nell'altra mano. Si stava mangiando la pizza per colazione col tè caldo. È stato tipo ok. Le olive greche, tra l'altro. Però sono piena. Mangio metà di questa e basta. Questa davvero l'ho portata solo per mostrartela. Ciò che non ci credevi. Però è così. Cioè, guarda come è lievitata bene. Non si vede niente. È fredda, quindi adesso non è croccante, ma ieri sera era croccante sotto e sopra morbida e si scioglieva in bocca. Era buonissima, cavolo. È buona, cioè dovrei scaldarla adesso per ottenere quella cosa lì, però sono una cialtrona, quindi la mangio. Adesso così fredda. Vabbè. È buona anche. Il giorno dopo va mangiata rigorosamente. Fredda. A colazione. Pranzato con me, in compagnia, ho cenato. Forse cenato perché esce la sera. Io ti auguro buonanotte, buon relax. Ero truccata, ma vabbè.